Ciao a tutti ragazzi, sono Gmet e bentornati sulla serie Expert. Allora, vi devo aggiornare su un paio di cose. Qua ho costruito altre 5 casettine, non credo che ora me ne farò qualcosa, però più avanti mi torneranno utili. Poi ho finito di scavare fino all'inferno. Ok. Quindi abbiamo il tunnel per l'inferno pronto, questa è una cosa magnifica. Ovviamente scavando ho trovato delle cose, che sono questa Strange Plant, che purtroppo non ho fatto tempo a filmare, un Life Crystal, e poi ho incontrato il mercante scheletro da cui mi sono fatto vendere un counterweight. Ho venduto il mio Godly Musket. Se avessi avuto pure il Yo-Yo Glove avrei venduto pure mia nonna per comprarmelo, insomma. Mi serve assolutamente. Poi ho raso al suolo questa montagna, perché qua sorge l'arena per i boss meccanici, che preparerò rigorosamente in pre-hardmode, come faccio sempre, perché non ho voglia, appena passato in hardmode, di costruire, di fare questo e quest'altro. Devo fare le cose veloci, pulite, eccetera. Insomma, mi avete capito. Questo lo voglio, ok. 6 funghi, ok. Depositiamo. Ah sì, ragazzi. Allora, è caduto un meteorite. È caduto un meteorite, quindi direi di andare a prenderlo. Allora, però ci equipaggiamo questo counterweight al posto della cavigliera del vento. Ci prendiamo il Life Crystal. Ora andiamo a scambiare questa Strange Plant col Die Trader. No, lag, non mangiarmi. Please. Please. Allora, Strange Plant. Reactive Die. Che sono quelli grigi, se non sbaglio. No, forse è verde. No. Ah, no, Reflective. Ho capito Reflective. Come sono? Vediamo un po'. Ah, fa la superficie riflettente. Ok, no, vabbè. Ok. Preferisco tenermi ancora il mio Blue Acid. Ragazzi, ho scoperto che questa non è valida. Ho anche capito il perché non è valida. Per una stupidaggine che è questa crepa. No, ok. Perché non me la dà valida? What the fuck? Allora, devo risolvere assolutamente il problema. Perché deve essere assolutamente valida questa casa. It's not valid housing. Vabbè, risolverò più avanti. Probabilmente c'è qualche crepa oppure ho sbagliato qualcosa. Comunque, chi se ne frega. Mi serve il goblin. Quindi ti sfratto, mi dispiace. A te ti sfratto. Ti ho detto che ti vuoi sfrattare, ok. E me metto il goblin. Goodbye. Ora facciamolo spawnare perché mi servono assolutamente gli stivali a razzo. Eccolo qui. Yeah. Allora, vediamo un po' cosa vendere per comprarci. Ah, i die, che tanto valgono, se non sbaglio. Anche se mi dispiace un po' venderli, però dai, chi se ne frega. Si possono avere tranquillamente sempre. Allora, dov'è il goblin? È spawnato prima! Ma what the fuck? Dov'è? È qua dietro. Ah, ok. Mi sarebbe utile se tu ti spostassi. Per favore. Dai, che palle. Ok, ho capito. Devo fare in questo modo. Dai. Ok. Ciao. Ciao. Ora puoi anche morire, Isaac. Allora. Due gold, infatti, come pensavo. Quindi le vendiamo. Shadow Die veramente mi piace. Quindi non lo vendo lo Shadow Die. Ma vediamo se ho qualcosa qua dentro da vendere. Allora, Immortal Poison, vabbè. Allora, questo mi serve per fare il cellulare, quindi non lo venderò mai. Non ho roba da vendere random, carina, dai. I demonitor mi servono. Silver bar non mi danno niente, praticamente. Proviamo con le platinum. Vabbè, vendo anche le silver. Chi se ne frega. No, no, ho visto delle gemme. Sì. Queste valgono. Allora. Ah, sì, delle armi. Oh, che scemo. Questo pure. Chi se ne frega.
Voglio i miei stivali a razzo, voglio volare. Allora, che questo invece è Roofless, che mi dà meno 10 knockback. Allora, ah, ci sono già 5. Però non me ne faccio niente tanto, li vendo lo stesso. Allora, poi mi devo riordinare l'inventario perché c'è un casino. Ah sì, giusto, devo arrivare a 15 almeno. Mi servono anche questo. Che palle. Beh, per ora me li compro. Gold 7. Me ne mancano 3, mi mancano 3 ori. Dai, dai, dai. Dove sono le mie armi? Mi vendo pure la flare gun, non mi interessa, tanto non ne ho bisogno. Dove sono le armi? Eccole qua. Ok, vendi. 9 e 45 cose, 45 cosi, vabbè, sì. Non so davvero cosa vendere. Mi tocca vendere un oggetto. Che palle. No, la cavaliera del vento mai, neanche se mi pagano. Mai, mai, mai. I binocoli ci tengo troppo. Dai, il Bezor, cosa mi interessa, dai. Tanto mi dà un oro, arrivo a 10. E mi compro quella bella. No, stai sbagliando. Ok. Mi compro quella bella cosa. Ok, ah, due gold vale addirittura. Quindi anche il Tinkerer's Workshop. Perfetto. Ora mi posso combinare gli oggetti. Avrei bisogno urgentissimamente di un Aglet. Assolutamente. Così mi faccio anche i Lightning Boots, che sono un po' più veloci. Però per ora ci teniamo i nostri stivali fantasma. Gli Spectre Boots. Allora. Perfetto. Perfetto. Direi che siamo messi abbastanza bene. Ah, sono usciti precisi. Buono. Anche questo è preciso. 2000 speed. Questo non lo leggo perché è troppo in basso. Non ha niente, non ha niente. Questo è un Lucky Cloud in a Bottle. Fortunato. Beh, direi che mi risistemo l'inventario e poi andiamo a prendere quel meteorite. Ok, ragazzi, direi che possiamo andare. Allora, non so ancora se il meteorite è a destra o a sinistra, perché nella mappa non è apparso. Ciò vuol dire che o all'estremo sinistro o all'estremo destro, quindi boh, andiamo verso qua, dai. Tu muori? Devi morire, ho detto, ma vabbè. Ok. Devo cercare di non fermarmi mai. Ah, l'acqua è la mia peggior nemica. Soprattutto in expert. Ok. Wow. Perfetto. No! Ok. Ok, stiamo andando abbastanza veloci. Questa è una cosa decente. Mio Dio, quanto si può volare con queste cose. Ok. Allora, spero che sia qua a sinistra il meteorite. Non ho voglia di. Ok, il tempio di scheletro, ne esploriamo un attimo. Boom. Vediamo se c'è il Waterbolt. Che tanto non userò. Ah, questa mi interessa. Questa assolutamente mi serve. La candela d'acqua. Water candle. E poi com'era il waterbolt? Ah sì, è giusto, era. Allora, qua non c'è. Com'era il waterbolt? Com'era che non me lo ricordo. No, non ho il misuratore di profondità. No! Non ho il misuratore di profondità, infatti non ho il misuratore di profondità, non posso vedere se scendo sotto il livello 0 e lì spawna il Dungeon Guardian, che purtroppo mi ha fregato. Allora, vediamo se qua dietro c'è il. Oh, bella questa montagnetta di terra qui. Vediamo se c'è il nostro carissimo meteorite. Questa non è una strange plant. Ah, sì, è una strange plant. Che bello. Non mi sembrava. Cioè, l'ho vista poche volte, quindi non mi è scattato l'impulso di prenderla subito. Però lo stesso ha attirato la mia attenzione. Ah, funghi, 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 funghi.
Quanti mi servono? Lì c'è una yellow marigold, ma non mi interessa. Funghi, funghi. Quanti? Quanti? Sono importantissimi. Anche un Dayblum. Ah, via. Muori. No, devo avere un po' di rincorsa prima di. Ecco, in questo modo. Così almeno volo per tutto il coso d'acqua. Lo specchio d'acqua. E qua abbiamo il nostro oceano. Controlliamo se non è in acqua. Anche se non credo possa spawnare in acqua. No, no, invece non controllo proprio niente. Perché non ho recall potion. Questa cosa mi dà molto fastidio. Ok, andiamo dall'altra parte. Ragazzi, non ci posso fare niente, non ho recall potion. Wow, cosa sto facendo? Vabbè. Eccolo qua, ma dai, era vicino a casa. Mi sono fatto tutta quella strada per niente. Uff, vabbè, non fa niente. Allora, ecco che cominciano a spawnare le teste di meteorite. Quindi morite. Oh, che bello, allora. Bombe appiccicose mi servono. Assolutamente. Allora, potevo farmi anche lo scudo. Sì, vabbè. Il teschio di ossidiana, però purtroppo mi sono dimenticato. Cioè, non ci ho pensato. Qui. Passiamo in mezzo. Che è troppo divertente trollare queste teste. Allora. Perfetto. Qua ci mettiamo una bomba appiccicosa e poi ci mettiamo bombe normali. Così almeno scendono sotto. Così. Ok. Allora. Ok. Perfetto, ragazzi. Allora, queste devono morire. Altre bombe qua e là. Qua dentro ne voglio. No. Stop, please. Ok. Perfetto. No, sta cominciando a piovere. Che palle. Uff. Ragazzi, mi diverto troppo a passare in mezzo a queste teste di meteorite, a trollarle perché sono troppo lente rispetto a me, quindi vediamo se riesco ad andare qua dentro senza farmi male. No, mi faccio male. Ok. Allora, vediamo un po' com'è la situazione. Non ho bombe appiccicose, non ho gel, non ho niente praticamente. Allora, qua sono abbastanza in pericolo, perché non sembra, ma sono abbastanza pericolose queste teste. Quindi meglio se ce ne andiamo un po' più in qua. No, mi ha beccato. Non volevo. È la prima volta che mi becca. Allora, vediamo di piazzare una bomba perfettamente qua. Che non cade. In questo modo. No, 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 non cadere. Non cadere. Benissimo. Qua non cadere. Perfetto, ok, perfetto. Qua, ok. Wow. Morite, morite, morite. Ok. Oh, devo sopportare un po' il fuoco. Non ci posso fare niente. Perfetto. Allora, qua muoio malamente, quindi meglio di no. Torniamo a casa. Controllo se ho gel. Mi sono divertito abbastanza perché stavo giocando con queste teste di meteorite. E comunque, vediamo un po' di andare veloci, perché sono leggermente stufato di andare lento. E comunque ora mi crafto un pezzo di armatura, se riesco. Sì, 117 mi bastano. E mi trovo anche un po' di gel perché non posso stare senza bombe appiccicose. Assolutamente no. Allora, qua non ne ho. Ne avevo, se non sbaglio, l'avevo depositato. O forse ne ho. Allora, mi faccio il teschio di ossidiana velocemente.
Dov'è? Ah, giusto. Perfetto. Allora, teschio di ossidiana che lo metto a posto del cloud in a bottle, però vabbè. Non fa niente. Faccio un po' di meteorite bar. Facciamo... Sì, questa. Ah, mi esce anche un altro pezzo. Ottimo. Ci facciamo il caschetto. Ma sì, dai, il caschetto. Questo però ne richiede 15. No, mi faccio prima questi. S ok. Sono teschio di ossidiana, ancora più difesa. Direi che possiamo andare a prendere quello che rimane. Ti prego, PC, non laggarmi. No, mi stavo incastrando. Allora, vediamo di fare veloce. Tanto ora è il teschio di ossidiana. Perfetto. Però devo stare attento sempre a queste teste. Qua sopra, dai, che palle. Ok. No. No, vabbè, volevo passare in mezzo, però non ce l'ho fatta. Ok, ne arrivano altre tre da lì. Quindi vediamo di fare fuori quest. Saltiamo. Queste vengono verso di me. E gli lancio una spinavilla e le prendo tutte e tre. Poi, allora, queste qua sono così. Le blocco 2 secondi con le spinavile. Ci piazzo qualche bombicina qui. Ok, perfetto. Questa è andata do proprio dove volevo. Raccogliamo. Ho fatto un casino. Ah, bello, mi sono aperto anche una voragine. Allora, qua sono abbastanza in pericolo. Il pesce. Perché... Ok. Perché sì, direi abbastanza in pericolo. Vediamo se riesco a piazzarla perfettamente qua. No, di poco. Allora, blocchiamole. E un'altra spinavile. Ok. No, non l'ho visto. Allora, keep calm, ok. Mi sto divertendo abbastanza oggi. Allora. Vabbè, questo lo raccoglierò più avanti, poi ovviamente questo pezzo lo tappo perché è orribile così proprio. Però direi che 337 bastano e avanzano. E quindi andiamo a finire il pezzo dell'armatura. E basta, non faccio altro. La pistola laser non me la faccio perché sono melee, come sapete, sono quelli io. E mi dovrei farmare forse anche il Cascade dell'inferno. Che lo droppano con... Una possibilità su 200 se non sbaglio. Quindi non è affatto raro. Non vorrei errare, però una possibilità su 200 se non sbaglio. Quindi è abbastanza comune. Non vedo l'ora di farmare l'Amarok, che è una possibilità su 80. Lo trovo in men che non si dica ed è fortissimo. Comunque, vediamo di finirci questa armatura. Faccio tutte le barre. Eccole qua. Ah, anche il maglio, vero? Posso farmi anche il maglio? Questi mattoni sono bellissimi. Allora. Vabbè, allora, devo farmi il casco, questo è sicuro. E abbiamo una difesa abbastanza buona. Una difesa abbastanza buona. Gratis. Poi. Non so se farmi il maglio, però mi piacciono anche questi blocchi, vorrei risparmiare, però... Ah beh, sì, giusto, si fanno con questi, quindi non posso più farli. Ok, niente, niente. Stavo vaneggiando per un secondo, quindi si può buttare sia questo che questo. E ho il maglio. Che è uscito... Ah, dangerous, pericoloso, assolutamente... Assolutamente, rigorosamente con un Reforge cattivo. Mentre tutte le armi fighe che ho escono con Reforge di merda. Perché? Ok, allora questa si può buttare perché tanto è inutile. Direi di scambiare questa Strange Plant. Ma sì, dai. Andiamo a scambiare questa Strange Plant. E ogni volta che vado a scambiare Strange Plant, lagga il PC. Non so perché. Allora, Strange Glowing Mushroom. Figo! Bello, bello, mi piace questo. Glowing mushroom. Uè, fermo, ok. Allora, vediamo un po'
come rende con questa armatura. Ok, raga, lo voglio lasciare così. È carino. Mi piace un po' di prima, un po' più di prima. Poi quando mi stufo, cambio dai. Tanto ne avrò a bizzeffe. Ne avrò tantissimi. E niente. Allora, gli FPS sono calati a bestia perché sta piovendo, purtroppo. E nient'altro. Allora, la water candle mi servirà tantissimo quando dovrò farmare mob. Infatti, non so se farmare il cascade, che è buonissimo, quello yo-yo. Sempre se non sto sbagliando io ora, no, non li ricordo benissimo tutti. Comunque, credo che sia quello, che è abbastanza buono, infligge da buff on fire. E perché piove dentro casa? Perché piove dentro casa? Vabbè, ok. La logica di Terraria. Comunque, va bene ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Abbiamo fatto tanta roba. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, ovviamente lasciate un like e commentate, che mi supportate tantissimo. Da Gmet è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti!